Eccoci, qualche secondo di ritardo per problemi tecnici, ma siamo live con Francesca e Davide, terza lezione della breve storia astronautica. Oggi facciamo le stazioni spaziali. In realtà un po' l'abbiamo fatta anche le altre volte, se vi ricordate. Essenzialmente, anche qua, grandi aspettative, ma pochi risultati, nel senso che si era partiti dalla stazione spaziale di von Braun, che era stata, il conceptual design era del 1946-52, molto simile a quella del 2001, Odissea nello spazio, anche quelle sui fumetti di Paperino. Voleva essere in orbita alta, 1700 km, 83 metri di diametro, quindi diciamo che questa più o meno potrebbe essere la grandezza di uno shuttle, e voleva avere la gravità artificiale, cioè l'idea era di farla ruotare per avere la forza centrifuga e quindi avere la gente che effettivamente il fondo, il basso sarebbe l'anello esterno, perché per forza centrifuga saresti schiacciato verso il basso. E per avere G, cioè 9,8, bastava anche un po' di meno, un oggetto di queste dimensioni voleva 13 secondi per rotazione. L'altezza, vedete, risale a prima del 57 e quindi al tempo si pensava di poterla mettere a qualunque altezza. Poi dopo il 57-58 furono scoperte le fasce di Van Allen e si capì che c'erano due fasce di radiazione, una interna dovuta ai protoni, una esterna dovuta agli elettroni, e quindi essenzialmente i protoni anche a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, ti ritrovi che un terzo della dose è dovuta a questi protoni intrappolati, e quindi è per quello che poi, come vedremo tra poco, sta schiacciata sotto i 400 km e sopra i 300, perché sennò il tiro sarebbe troppo alto, perché appunto sennò la dose sarebbe elevata. Quindi 1700 km sicuramente non è fattibile, e oggetti così grandi, poi il costo rispetto ai benefici, che praticamente purtroppo sono pressoché nulli, se non di ricerca scientifica, ha costretto a ridurre moltissimo le varie dimensioni. Tanto più che, visto che poi il più grosso oggetto che si riuscì a fare nel Saturno 5, e anche lì, come abbiamo visto, anche lo shuttle è molto più scarso, insomma, il punto essenziale è l'attracco tra due oggetti e l'attività extraveicolare. Quindi la prima attività extraveicolare risale al 1965. E anche qua mancava appunto l'idea delle sottigliezze, però sottigliezze che ti servono per avere orbital mechanics, per consentire l'attività extraveicolare, riuscire a fare agganciare i due oggetti, e quindi in realtà il primo docking che era con Agena, eccolo qua, questo era l'anno dopo, questo fallì proprio nel 65, nel 66 volevano fare l'attracco con Agena, che essenzialmente era un razzo che prima esplose, ma quello dopo, il Gemini 6 era pianificato e esplose, quello dopo, che era il Gemini 8, Neil Armstrong ebbe un sacco di problemi perché questo ruotava, non riuscivi ad attraccare. Ma il punto essenziale è che devi fare l'agganciamento tra due sistemi. Lo devi fare perché appunto sei vincolato dal razzo che ti lancia le cose, e quindi devi lanciare un pezzettino, tipo i Lego, un pezzettino alla volta, e poi farli attraccare. E in generale, comunque, se c'è una stazione spaziale, mandi la stazione e poi mandi la gente, e quindi di nuovo l'attracco serve. Quindi 66, più o meno il primo attracco fatto con dagli Stati Uniti. Vedete, questo qui era il Gemini a due posti. La capsula è molto molto piccola, non so se vi rendete conto quanto è piccola, e gli americani, come anche per l'Apollo, facevano le cose per ammarrare invece che atterrare, perché appunto le recuperi con la portaerei, è molto più semplice, l'impatto è molto più basso. E questi appunto erano Scott e Armstrong che ritornano, Leonard Mason era la portiere che se ne era andati a ripescare. Nel 67 i russi, o sovietici se volete, fecero il primo attracco automatico. Anche qui una figata pazzesca, perché anche qua riesce a fare le cose in automatico, e tra l'altro i sistemi base sono quelli che ancora adesso fanno attraccare le Soyuz, le Progress, alla Stazione Spaziale Internazionale, almeno alla parte russa. Mentre, se vi ricordate, i Cygnus e le cose di Elon Musk vengono acchiappate dal braccio robotico e agganciate a mano, che insomma è figo comunque, ma un attracco automatico secondo me è molto figo. Allora vedete qui Cosmos 186-188, i Cosmos erano i satelliti russi generici, è un nome generico, tra l'altro ne lanciavano tantissimi perché anche come satelliti spia la loro ottica era più scarsa e quindi stavano in orbita più bassa. Comunque sia, questo vedete viene lanciato prima il 186,
Poi vedete il 188 viene lanciato che lui stava già in orbita, si attraccano e francobollone 30 ottobre del 67. Il primo attracco con equipaggio causò qualche problema, per fortuna non ci furono problemi grossi. Soyuz 4 e Soyuz 5, vedete anche qua, stiamo parlando del 69, fecero anche un'attività extraveicolare, vedete che il disegno della Soyuz è rimasto, almeno esteticamente, pressoché immutato. Modulo abitativo esterno, insomma, che poi viene scartato al rientro, la capsula di rientro e l'avionica con i pannelli solari e i motori, scarti tutto e con questo ritorno. Però appunto essenziale è l'attracco tra le due Soyuz. La 5, il service module non si separò, rientrò nel verso opposto, alla fine non si sganciò, bruciava nel rientro nell'atmosfera, alla fine l'attrito sganciò la parte che doveva essere sganciata molto prima, i paracadute si avvilupparono e i razzi d'atterraggio fallirono, quindi la botta che prese il povero Volynov fu molto molto grossa, tagli che gli ruppe i denti, ma insomma credo che non poteva più volare tra l'altro per la botta, ma insomma almeno non ci lasciò le penne. Questo è il primo attracco con equipaggio da parte dei russi. Questa è più brutta perché è la Salyut 1, questa qua, che è la stazione spaziale Salyut, appunto 1, questo oggetto qua lanciato con il Proton, attracco con la Salyut 11, eccolo qui, questo è il cargo, la Salyut con equipaggio, vedete anche il sistema di antenne per l'attracco, di nuovo. Però questa purtroppo finì male perché i tre astronauti, Patsayev, Dobrovolsky e Volkov, morirono tutti al rientro nell'atmosfera. Morirono perché essenzialmente quando si trattò di sganciare questo modulo qua, lo sgancio non avvenne, doveva esserci due explosive bolt, vi ricordate i bolt esplosivi che servivano per separare i vari pezzi? E si sganciarono contemporaneamente, questi danneggiarono la valvola che doveva chiudersi. Loro non fecero in tempo a chiudere questa valvola a mano, come gli aveva suggerito Leonov, che tra l'altro questi poveracci erano l'equipaggio di rimpiazzo, doveva essere Leonov, se vi ricordate Leonov era la prima passeggiata spaziale che quasi non riusciva a rientrare il pittore, e doveva essere loro tre, e in realtà questo fu quello di riserva, e appunto l'atterraggio fu perfetto, ma loro erano già belli che asfissiati, perché appunto si aprì a 168 km la valvola e quindi in 40 secondi avevano perso conoscenza ed erano morti. Purtroppo, salutiamo Stefano Tanci. Ciao Stefano, grazie a te che ci segui. Vabbè, purtroppo andò così. Tra l'altro il primo morto fu Leonov sulla Soyuz 1, perché lì era un disastro, la Soyuz 1 aveva 150 problemi differenti, aveva probabilmente 150 almeno problemi, e lì si schiantò al suolo, fondamentalmente ci furono tutta una serie di problemi, il più grave dei quali lo fece schiantare al suolo. Tanto più che poi Korolev protestò al partito sovietico dicendo vedete questo è quello che fate se fate le cose di corsa, e addirittura gli fece vedere il corpo bruciato di Leonov per fargli capire che troppo di corsa non potevano fare. Morti per morti, non so se faremo la puntata sugli incidenti, ma essenzialmente solo i russi, solo questi quattro morti ebbero nello spazio, ma ne ebbero circa 200-220 in tre grossi incidenti, due a Baikonur e uno a Plesetsk, sulle rampe di lancio, in cui ci furono esplosioni sulle rampe di lancio con più di 100 morti. Comunque sì, il punto essenziale, di nuovo, è l'attracco. Questo qui, tra l'altro, fu interessante perché i russi dissero subito che c'erano stati questi tre decessi, ma non rivelarono la causa. Nel frattempo gli americani stavano facendo 71, no? Quindi stavano sistemando lo Skylab, che vedremo tra pochissimo, che era il 72, e loro si preoccuparono che non fosse legato all'assenza di gravità. Poi alla fine i russi ammisero che era legato appunto a questa valvola e quindi poi andarono avanti con lo Skylab. Citiamo la Cina perché appunto con l'attracco Shenzhou 9 e Tiangong, di cui avevamo parlato l'altra volta, nel 2012 loro stavano la terza potenza spaziale a fare l'attracco nello spazio. E di nuovo, questo non è un dettaglio, se non fai questo si può mandare la gente e farla tornare, puoi fare Elon Musk, puoi fare quello che vuoi, ma devi fare l'attracco tra oggetti spaziali.
a meno che non fai l'astronauta. E Komarov, sì, sì, scusa, non Leonov, Komarov fu il primo sulla Soyuz 1. Bravo, grazie. Quello che si è schiantato, poveraccio. Pure lì era sicuro che non sarebbe tornato, pure lì fu costretto ad accettare di andare, perché sennò avrebbero mandato l'equipaggio di riserva, cioè la persona di riserva. E questo della camera ossigeno mi manca, Stefano. Costumato morto in assistenza con ossigeno 100% in più. Sapevo dell'Apollo, l'Apollo 1, però questo qua, se tanto ripeschi il nome e ce lo metti, facciamo l'unplan dei decessi spaziali. Apollo 1 sapete, no? Che morirono bruciati nella camera ossigeno. Ma semmai lo facciamo un'altra volta. Vabbè, quindi la Cina, attracco. No, ora, quindi stazioni spaziali. Allora, i russi svilupparono due tipi di stazioni spaziali, le Salyut e le Almaz. Delle Almaz erano proprio stazioni militari. Non erano armate, o quasi non erano armate. Ciao Stefano, Fabrizio, ciao. Successe prima, sì, immagino. Le Almaz erano stazioni militari, non credo fossero armate, ma erano proprio con obiettivi militari. Tutte, sia le Salyut che le Almaz, venivano lanciate col Proton. Vi ricordate che è lo stesso che lancia i moduli della Mir, che lancia i moduli della Stazione Spaziale Internazionale. Queste erano un'evoluzione quasi parallela alle Salyut, anche perché c'era competizione, tutta una serie di simpatiche guerre intestine. Però vedete che essenzialmente nell'evoluzione 70-79 sempre un sistema d'attracco con vari oggetti in cui via via aggiungi pezzi. Il problema delle Almaz è che erano per l'osservazione della Terra, o meglio per l'osservazione del nemico, Valentin Bondarenko. Ah, vedi, questo mi manca completamente. Valentin Bondarenko, erano per l'osservazione della Terra. Essenzialmente questi poveri cosmonauti ogni 90 minuti che ritornavano sugli Stati Uniti dovevano fare le foto e fare appunto operare come satelliti di spia. Questo dà un sacco di problemi, perché essenzialmente notte e giorno, quello che era, quando era, dovevi fare da operare da satellite spia, e quindi non dormivano, erano stanchi, eccetera eccetera. E poi essenzialmente furono rimpiazzati dalle serie di spia, nel senso che poi i satelliti di Cosmos in orbita bassa, che facevano foto e che poi scaricavano la cartuccia con le foto a terra, erano molto più performanti, perché ne potevi andare quanti volevi, facevi le foto quando volevi, le mandavi in orbita bassa e facevi bruciare quanto volevi, mentre la stazione spaziale ovviamente era un oggetto infinitamente più complesso. Però appunto qui si notano, come dice anche la didascalia, vari oggetti tipici delle Soyuz, vari equipaggiamenti, il sistema di visualizzazione, il display e così via delle prime Soyuz. Le Soyuz poi sono state modificate lentamente, anche con sistemi di controllo elettronico, ma il sistema di base è rimasto più o meno questo. Eccola qua, questa è l'Almaz o Salyut 3 del giugno 74. Vedete, qui c'era l'oggetto, il telescopio del Agat di un metro di ottica, appunto per fotografare il nemico, camere infrarosse, topografiche, ecco, vedi, era armato, c'aveva un Nudelman Cannon, recoless, di solito senza rinculo, nel caso che dall'Apollo li attaccassero. Questo era. E appunto poi c'era il cargo per il resupply ship, veniva comunque agganciato e costruito in maniera via via modulare. Vedete anche qua l'altro vari telescopi per l'osservazione. Però di nuovo vedete che il design base dello scafo è quello. Sistema d'attracco assiale. Qui non c'era, ma ti potevi attraccare anche da quest'altra parte. La parte più piccola e poi che si allarga, legata appunto alla struttura del protono, di qualunque oggetto che può andare nello spazio. E appunto questo oggetto qua ve lo ritrovate sulle Soyuz, sui moduli della stazione spaziale e così via. Questa infatti era la Salyut 4, e di nuovo questa era civile, però prende in Almaz senza i cannoni e senza i telescopi spia, e di nuovo non c'è nulla di differente. C'è la Soyuz che può attraccare da una parte o dall'altra. Il modulo, il boccaporta d'attracco è sempre lo stesso, e quindi nel caso, poi vedremo tra pochissimo, della Mir e delle altre stazioni, costruisci la Mir o la stazione spaziale da questa parte qua,
e la Soyuz ovviamente si può attaccare qua o agli altri moduli. Vedete, questo qui è il sistema d'attracco, l'antenna che avevo fatto vedere anche prima. Qui c'è il modulo di comando, qui più o meno è dove sta il nostro mini EOS quando lo installano, e sul retro ci sono le cabine degli astronauti e il tavolo dove di solito mangiano tutti gli astronauti. Questa è la Soyuz 6, ma insomma il design è sempre quello, attraccata, vedete, con una Soyuz, qua si intravede la scritta in cirillico Soyuz, questo è il Soyuz, e di nuovo c'è un'altra Soyuz dietro, vedete, e comunque vi dà un'idea delle dimensioni. Ovviamente fuori, insomma, non sono oggetti grandissimi. Sì, mandaci i link, Stefano. Mandaci i link e mandaceli anche sul canale Telegram di Fantascientificas. Visto che tanto noi mi schiamo sempre Scienza e Fantascienza, mandami una mail o manda qualcosa e mandalo qua e poi lo facciamo rigirare. In bocca al lupo, buonanotte. Quindi vedete che da fuori sembra più grande, però poi ovviamente dentro è più stretta perché c'è lo scafo, l'equipaggiamento, eccetera, eccetera. E comunque sono oggetti grandi, ma non è che siano queste cose gigantesche. Però appunto questo passa il convento. Ecco qua come veniva assemblato il modulo delle varie Soyuz, vedete, pannelli solari, questo è quasi identico a quello della Mir. Sistema d'attracco, Soyuz assiale, puoi attaccare da quest'altra parte e appunto puoi costruire la tua stazione spaziale modulare tipo Lego. Vabbè, questo è il DOS Space Station, ma qua pure con la Soyuz, e la Soyuz non aggiunge molto. Questo era uno studio che era stato fatto negli anni 60 per fare una stazione spaziale militare con un equipaggiamento da 3 a 5 persone. Questo deve essere grande, 30 tonnellate, vedete, varie Soyuz che potevano attraccare, fare reconnaissance, fare osservazioni militari, controllare e fare ricerca. In realtà l'idea era di far passare tutta la roba della ricerca sotto obiettivi militari, in maniera che i soldi li buttano a carriolate, mentre per la ricerca scientifica era un po' più restii. C'erano vari modelli, ma insomma fondamentalmente non se ne fece nulla. Questa sarebbe stata una vera figata, perché doveva essere mandata su con l'N1, che se vi ricordate era il satellite, il razzo equivalente del Saturno 5, che però fallì, non riuscì mai a mandare niente in orbita, esplose vari punti dell'ascesa del razzo, però poteva essere 250 tonnellate, e vedete, moduli molto più grandi, perché questa è una Soyuz, vedete, erano moduli molto più grandi, e senza che leggete lo spiegone. Allora, vedete che questo qui ruotava per fare la centrifuga, quindi poteva anche avere dei moduli con un minimo di gravità. Secondo voi questo qui che cos'era? Però non barate, non leggete lo spiegone. Me lo stavo chiedendo, questa appendice così lunga. Se la te la giuro, appendice, che ci può essere? Considerato che poi sono russi. Il telescopio? No, una roba molto più tozza, molto tozza, se avete visto Top Secret. Oddio. Allora, il telescopio così sarebbe figo, che c'è una focale mostruosa, ma lì serviva un'altra cosa. Non so. Ma è un reattorino nucleare, cioè un reattorino nucleare da 200 kW. Che tra l'altro loro hanno messo non i reattori nucleari tipo sottomarini, ma sono i generatori elettronucleari, cioè oggetti che col decadimento del materiale fissile producono elettricità, ma quello è standard. Questo credo che fosse proprio un reattore nucleare con la fissione e così via, e quindi lo dovevi mettere lontano per ovvi motivi di sicurezza. Dovevi metterlo. Se questo è in scala, non è lontano per finta, no? No, vabbè, comunque è schermato. Secondo vai come uno su R4, quindi voglio dire, qui se questi saranno, dunque questo qui fa finta che saranno 4 metri, quindi questi saranno di 15 metri, 20 metri, metti questi sono 50 metri, quindi... No. Oh, ma poi che ti frega, se andiamo spazio, ma che, cioè...
No, in realtà non, voglio dire, nel sottomarino nucleare gli stai accanto, non è che, No, quello dico, non è perché che. metterlo così distante? A quel punto fallo attaccato. Ah, no, perché ci devi mettere, ci puoi mettere meno schermatura perché è pesante, non lo mandi se no dallo spazio. Cioè, lo schermi sì, ma non come un sottomarino nucleare o come una Certo. portaerei. Però appunto poi con l'N1, col fallimento dell'N1 non se ne fece più niente, ma questa sarebbe stata l'analoga dello Skylab per l'Unione Sovietica. E veniamo finalmente allo Skylab. Ora, come io ripeto sempre, lo Skylab è stata ed è al momento l'unica vera stazione spaziale esistente, cioè un oggetto di una certa dimensione con una certa, di tutto rispetto, perché era fatto col terzo stadio del Saturno 5 e qui c'era l'attracco dell'Apollo, poi c'era tutta la parte dell'osservatorio solare perché studiava il sole ed era un oggetto grande. Il volume interno è, vabbè, se io ti dico 1143 metri cubi non vuol dire assolutamente niente, però il peso, vedi, era 90 tonnellate, quindi il doppio di un 737 e piccolo ma compatibile con 747 di oggetto, quindi di nuovo tu usi Saturno 5 per mandare roba nello spazio, mandi roba seria, però questo volume interno che messo per così non dice niente è un quarto, da un terzo a un quarto di tutto il volume interno della Stazione Spaziale Internazionale. Allora, quando questi geni della NASA o della NASA del governo chiuso il programma Apollo con il lancio dello Skylab, lasciando a terra due Saturno 5 perché avevano detto che era troppo costoso e che dovevano sviluppare lo shuttle. Infatti, due Saturno 5 stanno uno in Florida a Cape Canaveral e l'altro credo che sia al Marshall in Alabama. Se avessero usato quei due Saturno 5 per mandare su altri due Skylab equivalenti, avreste avuto il volume o quasi della stazione spaziale internazionale nel 72 a un costo che era un centesimo, forse anche un mille, no, un millesimo, no, era un centesimo del costo della Stazione Spaziale Internazionale sicuramente. Sì, anche le sonde Voyager hanno gli RPG, infatti per quello i generatori radioisotopi, perché altrimenti non è che potevano continuare a funzionare per 40 anni. E i russi hanno messo RPG da tutte le parti, nello spazio, sui fari e poi molti se li sono persi di quelli sulla Terra. E questa qui, vediamo un po' se c'è una foto, se non sbaglio. Vedete, questo è un umano dentro lo Skylab, quindi è vero che è molto vuoto, eccetera, eccetera, ma questo è un oggetto di tutto rispetto, è qualcosa che comincia a avvicinarsi alle stazioni spaziali che ci avevano venduto al tempo. Vedete questo affare qua, che vi ricorda? Ah sì, RPG e i cannoni, l'RTG, Radio Thermal Generator. Chi vi ricorda questo affare qua? Perché tanto tu sempre col Saturno 5 devi mandare. Di una parte del Saturno 5, pezzo. Beh, no, del Saturno 5, diciamo del programma Apollo, a chi assomiglia vagamente questo? Francesca continua a morire. Che forma c'ha? Ti ricordi niente? Oddio, non lo riconosco adesso. È l'EM. Cioè, ovviamente non è il lemma, però vedi che c'ha la forma rovesciata del lemma, perché più o meno l'aveva inzeppato nella parte alta quindi quello lì si sganciava, si attraccava tipo lemma. Questa era più o meno tipo modulo di comando e si è riuscito a fare questo oggetto gigantesco. Non ti convince che questo assomiglia No, in queste immagini al lemma? no. Ma lo vedi sotto sopra, no? Che questa è la parte, ovviamente è completamente differente, però il fattore di forma e la struttura è questa. Sì. Mo sto Questa, cercando, no? sto prendendo pure la foto su internet, così confronto. Niente fini, bravo. Questo qui era il serbatoio del carburante, ovviamente riconvertito. Ovviamente c'era molto spazio buttato, però era tutta un'altra cosa. Purtroppo, quando fu lanciato, si perse per le vibrazioni acustiche. Vi ricordate quando avevamo fatto le vibrazioni acustiche, tutta quella storia lì? Ho detto: guardate, che se cose sono grosse, se c'è oggetti grandi, cioè ci sono le vibrazioni shock, le vibrazioni dovute al lancio dei motori, eccetera, eccetera. Però, se c'è oggetti grandi, avete anche le vibrazioni acustiche, quindi
se so, proprio il subwoofer, no? Questo subwoofer rompe uno dei pannelli solari, quindi meno corrente. Quindi tra le varie cose che dovettero fare quando andarono sugli astronauti è di metterci la coperta. Perché ci misero la coperta, secondo voi? Per fare se vibrazioni sonore per attuirle. No, no, ormai sei andato su, una volta che sei andato su è finita, non c'è più niente. Però ti sei perso un pannello solare. Ah, mi ero perso cosa, si era rotto proprio, ok. O vedi che non c'è. Sì, sì, sì. Questo è come come te l'ha venduto il negoziante e questo è quando l'hai fatto l'unboxing. Una coperta. Io continuo ad aggiungere Francesca, effettivamente, vai bene. Ho riavviato il PC, mo dovrebbe essere tutto ok. Da che perché hanno dovuto mettere la coperta, secondo te? La coperta. Cioè, in realtà non è una coperta, è un MLA, è multilayer insulator, per fare appunto da isolamento. C'erano, non so, c'erano circuiti scoperti, c'era... Però... No, diciamo circuiti scoperti no, per motivi termici, questo sì, perché... Però per fare cosa? Troppo caldo o troppo freddo? No, era troppo caldo probabilmente. Bravo. Esatto, perché, cioè per evitare che si scaldasse troppo la baracca. E quindi fecero, si dovettero uscire su e mettere, perché volevano fare il controllo termico d'assetto. E, dopodiché, con pannelli solari non aveva abbastanza potenza, e quindi hanno messo su e l'hanno vedi, il parasole. Infatti, vedi, è un parasole, non è una coperta. Perché aveva anche il micrometeoroid shield. E dopodiché cadde nel 79. Perché cadde? Vi ricordate perché cadde? No. Com'era la storia? Loro volevano... Perché cadde per attrito con l'atmosfera, e questo va bene. Dopodiché loro speravano che lo shuttle lo rimettesse in orbita, cioè rialzasse l'orbita, perché avevano finito di Saturno 5, no? I due li mettevano nel museo. Non sanno che pesci prendere, quello via via cade l'orbita, lo shuttle doveva essere pronto nel 79-77 e però ha ritardato fino all'81, perché il primo volo dello shuttle è dell'81 e quindi quello bello è caduto giù per terra. Che è lo stesso cosa che fece Ossigeni quando ritirarono lo shuttle e dovettero aspettare 10 anni, insomma 8 anni, che andando coi russi e che potevano mandare la gente, altrimenti sarebbe caduta pure la stazione spaziale internazionale. Quella si è tenuta insieme grazie proprio alla collaborazione tra Stati Uniti e Russia, soprattutto poi l'Europa eccetera e gli altri. Comunque sì, questa era veramente grande. Ecco qua, questa è una foto che io feci a Goddard, credo, dove c'era uno dei modelli. Questo è un manichino, ovviamente, però ti dà l'idea di quanto era grande il soggetto. Questo vedi il boccaporto standard, dietro si andava adesso. Bella grande. E questa è una stazione spaziale, no? Quei Lego che ti fanno vedere adesso. Perché questa era lanciata con Saturno 5 e non con i razzetti. Ecco, giusto con la spaceship forse si riuscirà a fare qualche cosa. È chiaro che butti un sacco di spazio, però di nuovo, questi sono i rubi dell'aria, e fu veramente, a parte i problemi del pannello solare, eccetera, fu veramente un achievement, un achievement eccezionale, perché tu riesci a riconvertire un affare che dovrebbe essere il serbatoio della macchina per farci vivere la gente, con pochi soldi, di corsa, e a tirarlo su e comunque a fare quella che era dentro la stazione spaziale. Eccolo qua. Questo è un qualcosa che c'ha un senso. Vabbè, questa è la solita storia, no? 2000 chilometri, 3 minuti, questo più o meno non l'avete visto tante volte. In 10 minuti stai in orbita o stai cascato. Per fortuna è andato su,
con alcuni problemi, ma comunque è andato su. Questi qualche pezzo che si sono persi giù. Tra l'altro, vedi, questo era, l'hanno trovato 20 anni dopo, nel 1993. L'altro punto essenziale è, per la Stazione Spaziale Internazionale di cui vi dicevo prima, è l'Apollo Soyuz. Quindi Leonov e Kubasov sono quei due che dovevano stare su quel ill-fated, come si dice, della Soyuz. Tre stelline perché l'Apollo ne portava tre, Stafford, Brand e Slayton, e due dalla Russia, a tracco con Androgynous Mating Adapter, cioè adattatore di accoppiamento androgino. Vediamo se vi viene in mente vagamente che, per quale motivo si sono inventati questo nome e questo oggetto. Androgino mi viene in mente l'uomo, dai. Perché c'è... No? Sì, quasi, sì. Cioè, ha due attacchi positivi per entrambe. Esatto, e perché? Okay. Sono due maschi fondamentalmente, quello e perché? Le prese. Sì, esatto, e perché? Perché si attacca a due... stati primari fondamentalmente. Ma quasi, ma c'è un motivo più, molto infinitamente più stupido. Ma proprio infinitamente più stupido. Erano tutti uomini gli astronauti? No. Nessuno dei due voleva essere la donna. Cioè, nell'attracco non era possibile che né l'Unione Sovietica né gli Stati Uniti potessero essere la parte... Mamma mia. Francesco, che io volessi dire questo. No, ho detto mamma mia. Quindi hanno fatto questo attracco, cioè, poi vabbè, è figo perché questo era stato sviluppato nel 72, quindi in piena guerra fredda, quindi con collaborazione internazionale dovuta a un leggerissimo disgelo legato al fatto che in questa maniera se una delle due superpotenze avesse avuto un problema nello spazio, l'altra poteva in qualche maniera, volendo, accorrere in aiuto, e quindi con questa cosa qui fecero il primo attracco nello spazio e fu una cosa bellissima. Però la cosa appunto comica è che dovettero fare questa adapter, che lo doveva fare comunque, però l'hanno fatto androgeno appunto in maniera da evitare che battute fossero fatte da una o l'altra superpotenza. Però battuta per battuta, e non so, non mi ricordo chi disse, però all'attracco fecero qualche battuta un po' così, goliardica, perché comunque uno dei due attraccava rispetto all'altro, e quindi vabbè. Ma ripeto, fu una... il 75, scusa, il 72 era l'ultima missione lunare. 75, quindi siete attraccati quasi per due giorni, fu veramente una cosa epocale, soprattutto per l'epoca. E questo credo che è la foto che ho fatto io al Museo di Energia, non mi vorrei sbagliare. Quindi vedete la Soyuz da una parte, l'Apollo dall'altra. Vedete che è più grande comunque, perché di nuovo questo veniva lanciato con Saturno 5, era un oggetto più... Anche qua fu lanciato con Saturno 5, infatti dice Fabrizio, cosa ne sarebbe oggi un dibattito del genere? Lo so, questo infatti. Cosa ne sarebbe oggi di un dibattito del genere? Vabbè, ma sarebbe passato in sordina, l'avrebbero chiamato in un'altra maniera, l'avrebbero chiamato attracco inclusivo, attracco... gender free, e comunque vedi che era più grande, e credo che fosse lanciato dal Saturno 5, che però non era un 5, era un Saturno più piccolo, perché ovviamente non doveva andare nell'analogo dello Skylab, e la Soyuz, vedi che anche la capsula, con tutto che poteva portare tre persone, è più piccola rispetto alla capsula Apollo. E va bene, e ci siamo fatti pure attracco tra le nazioni, perché questo è stato fondamentale. Eccolo qua. Questo è l'Apollo visto dalla Soyuz, la Soyuz vista dall'Apollo, e il primo abbraccio nello spazio transnazionale. E di nuovo, poi dovettero passare 20 anni, perché più o meno nel 93-95, fine della guerra fredda, fine dell'Unione Sovietica, fine di tutto, prima che si potesse tornare a fare un attracco tra Russia a quel punto e Stati Uniti. Nel frattempo, prima della fine dell'Unione Sovietica, 87-88, comincia a costruire la Mir, la stazione spaziale Mir, che fu una stazione gloriosa. Voi siete troppo piccoli, ma io mi ricordo che al passare del, appunto, fine anni 90, inizio 2000, in cui l'Unione Sovietica versava una situazione complicata, ma la parte spaziale, nonostante tutto, proseguiva, era diventato lo zimbello, anche qua, di
scusa, di battutine, eccetera, eccetera, perché Sassuolo si regge un po' con lo scotch, eccetera, eccetera. In realtà questa era nata per essere un test di un'evoluzione della Salyut. Vedi, questo è il core module della Salyut. Tra l'altro fu fatto il primo e unico trasferimento di materiale dalla vecchia Salyut 7 alla Mir. Quindi questa era stata immessa sulla stessa orbita della Salyut, quindi stessa inclinazione, stessa eccentricità, abbiamo tutto, solo una stava avanti rispetto all'altro, e quindi gli astronauti fecero l'unico trasbordo con una Soyuz da una stazione spaziale all'altra, portando tutto il materiale. Fu una cosa veramente epocale, anche perché non è stata mai rifatta. Anche qua vari moduli, quello centrale, poi altri, il Quant, altri due moduli e un terzo modulo, e poi attracco per le Soyuz. Ecco qua, vedi, il base module, il Quant dietro, la Soyuz che attracca, via che viene costruita. Noi ci abbiamo lavorato parecchio, abbiamo fatto i primi oggetti per i raggi cosmici sulla Mir con Sergei Hubble. 86, completata negli anni successivi, e appunto la cosa, ci fu un incendio, ci fu una collisione con un cargo, vediamo un po' se c'è le foto. Questa è la Mir completa. Eccoli qua i vari moduli. Quindi hai il core module, che praticamente è una Salyut. Ci attracchi vari moduli Pirota Spectre, che sono simili ai moduli di servizio attuali della Stazione Spaziale Internazionale. Il Crystal, dove facevano appunto oggetti di cristallografia, crescita dei materiali. Le varie Soyuz o Progress, a seconda se vuoi fare cargo, eccetera, eccetera. È esattamente come adesso la Stazione Spaziale Internazionale, almeno lato russo. I moduli li mandi su con con il Proton, e i cargo e le gente le mandi su con la Soyuz razzo. Però questa è la Mir, di nuovo non è poi così diversa, come ho detto almeno un milione di volte, da le vecchie Almaz o appunto le Salyut. Qui come grandezza siamo più come la stazione spaziale. No, è proprio la stazione spaziale, infatti la vedrai tra poco. Questo qui identico, avranno cambiato qualche cosa, ma insomma come modulo e come di design identico è la Svezda, il modulo della stazione spaziale internazionale. Appunto sul retro ci sono le cabine, questo credo sia il bagno, queste sono le cabine, attracco della Soyuz, attracco multiassiale in cui puoi attaccare varie cose. Qui è dove, qui c'è anche il tapir Uran, ed anche qui dove c'è la finestra UV trasparente, dove mettiamo noi il mini EUSO quando lo mettiamo per fare osservazioni. Poi qui in tutti i vari posti mettiamo anche Alteino, che era Silai 3, che faceva le misure della radiazione ambientale a bordo della stazione spaziale internazionale, ma essenzialmente era il modulo russo. Vedi, c'era anche un scientific airlock, che anche qui, come con quello del modulo giapponese, potevi lanciare cose con un boccaporto piccolo, in cui potevi mandare piccoli equipaggiamenti. Eccola qua la cabina, scusa, non è qua. Questa è la cabina e questo è il bagno. Questa è la Mir, questo è il modello di addestramento della Mir che stava a Star City, sta ancora immagino, a Mosca, a nord di Mosca, una retta a nord di Mosca, dove si addestrava l'equipaggio, appunto, con vedete, questo qui è il modulo centrale della Mir, uno dei moduli attraccati, ovviamente entri dalle scale, entri dentro, eccetera, eccetera. Mentre questo, sempre a Star City, è Zarya e Zvezda, i due moduli della Stazione Spaziale Internazionale. Questo è essenzialmente il modulo di comando, ma in realtà è un modulo di assetto, di controllo, di sistemi della stazione spaziale. È un corridoio fondamentalmente. Qui è lo stesso di questo, dove appunto gli astronauti vivono, mangiano, dormono, è un punto abbastanza di raccordo. Dopodiché, appunto, altro evento. A parte lo scontro, questo fu lo scontro con la Progress, perché anche qui i poveri astronauti che stavano su gli dissero: sposta sta Progress da qua là, falla velocemente, eccetera, eccetera. Alla fine questa sbatté contro un modulo, bucandolo, quindi poi un modulo fu sigillato, gli tirò colpa all'astronauta, ma lui poveraccio non c'entrava niente, e questo era il pannello solare dopo che fu urtato da sta Progress. Vabbè, questo è il sistema di controllo. Ci fu un incendio, qui c'era anche un astronauta americano,
ci fu un incendio che poi riuscirono a spegnere. Potete immaginare la puzza di bruciato in un affare che è più piccolo di un sottomarino, quindi, però essenzialmente loro, da come la raccontano, misero l'americano in una delle Soyuz per farla tornare. Loro erano quasi pronti ad abbandonare la Mir con due Soyuz contemporaneamente, però sempre da come la raccontano fecero di tutto comunque per spegnere l'incendio, ma anche perché si resero conto che il flight, il programma di rientro delle due Soyuz era lo stesso e quindi non era ovvio che potessero avere una collisione tra i due oggetti, perché sarebbero rientrati nell'atmosfera esattamente alla stessa maniera, non era per niente ovvio che non fosse stato, che sarebbe stato possibile. Comunque resta il fatto che la spensero e andò avanti senza troppi problemi per vari anni. Questo anche a testimoniare quanto era resistente e robusta, e mi rifiuto di usare il termine resiliente perché mi viene da venare, dico resiliente. Quindi resistette a tantissimo e soprattutto fecero lo shot, l'attracco con la Mir. E Mir Shuttle, ci fu tutta una serie di programmi congiunti 93, 94, 95, 96 con lo Shuttle, che era un oggetto grande, guarda, questo è vedi, questo è lo Shuttle Mir Adapter, che è l'evoluzione del famoso adapter androgeno eccetera eccetera, in cui adatti il boccaporto americano a quello russo. Vedi che c'è questa struttura a spirale in cui tu ti attracchi a distanza, poi via via questo qui rientra e ti fa quello che viene detto la hard docking, cioè prima un soft, nel senso che due sono più o meno agganciati, ma poi te lo porta via via ad attraccare e ad agganciarti con queste strutture qua. E vabbè, questo è il sistema di puntamento anche per l'attracco manuale o automatico che potete fare. Varie missioni Shuttle Mir, ecco qua, vedi, 94, 98, soprattutto Discovery Atlantis, anche qualche volta Endeavor, assolutamente importanti perché essenzialmente furono quelle che consentirono di porre le basi per lo sviluppo della Stazione Spaziale Internazionale, ossia porre le basi per la costruzione di una stazione spaziale veramente transnazionale, in cui prendessero parte essenzialmente il grosso dei costi e anche dei lanci russi furono pagati dagli americani, però ci sono moduli americani, russi, giapponesi ed europei, quindi veramente transnazionale, e soprattutto consentirono di finanziare e mantenere in piedi il programma spaziale ex sovietico in un momento critico, perché appunto io in questi anni andavo a Mosca molto spesso perché avevamo fatto appunto Silai del 95, Silai 2 del 97, Dinamita pure del 97 se non sbaglio, scusa, Nina 1 del 97 lanciato nel 98, quindi andammo lì dal 93 al 97, lanciato nel 98 Nina 1, quindi tutto il decadimento dell'Accademia dell'ex Unione Sovietica si vedeva con mano. Dal 97 in poi anche Mosca, cioè le strade devastate quasi quanto Roma ai tempi nostri, cominciò a migliorare e diventò, si videro che c'era un cambio di finanziamento. Comunque sia, la cosa essenziale furono che mantennero le competenze e le conoscenze. Vi ricordate che vi avevo accennato che si erano perse le conoscenze del Saturno 5 e quindi ora siamo attaccati a costruire i momenti e i vari pezzettini, però queste sono le vere basi del programma spaziale internazionale. Quindi Shuttle Mir, eccola qua, vedete che lo shuttle comunque è un oggetto grande, no? Rispetto alla Mir è un oggetto abbastanza grande, però la parte abitabile è questa qua, cioè qui gli astronauti stanno qua, poi c'era questo modulo che è lo Space Lab dove facevano anche esperimenti eccetera eccetera, che come era configurato anche il Columbia quando si disintegrò nell'attrito con l'atmosfera, dentro l'atmosfera. Però insomma lo shuttle comunque lanciato qui, io sono sempre pronto a disprezzarlo, ma insomma un oggetto in orbita così comparato con questi è un oggetto grande. Varie missioni appunto, e queste ci portano alla
eccolo qua, questa è l'attracco, questa è l'ora d'attracco. Vedete che c'è il dadone, quello davanti alla, a quello che adesso è lo svesta, che ha 6 punti d'attracco. No, dritto sopra, destra, sinistra, basso e alto, questo è il boccaporti, insomma anche qua è un oggetto complesso. Poi per far circolare l'aria, perché il problema è che l'aria non circola, perché ovviamente non avete convezione di aria, porti questi tubi, c'erano anche delle sacche di linea carbonica su, sia sulla MIT che sulla Stazione Spaziale Internazionale, perché non c'è circolo abbastanza d'aria, e quindi vabbè, la cosa è complicata. Di nuovo, poi quando devi chiudere un boccaporto, sganciare le cose, non è proprio come una paradia di una nave. Arriviamo a questo, è il decadimento. Vi ricordate, avevamo visto il decadimento della stazione spaziale cinese, e questo invece è il decadimento della Mir. Di nuovo, perigeo ed apogeo, ovviamente l'apogeo è solo il perigeo per definizione. Ci sono dei momenti in cui i due valori sono molto vicini, i momenti in cui sono più distanti. La pendenza, secondo voi, da che dipende la pendenza? Cioè, perché qui è meno pendente di questo? Il decadimento di uno rispetto che dell'altro, dice? Perché uno è più inclinato rispetto all'altro. Okay. Si abbassa più velocemente uno. Se è atmosferico, frena di più al perigeo, no? No, ma io dico sì, però diciamo apogeo e perigeo, a parte sono 20 km, però io ti dico, vedi che sta vendendo sempre con l'atmosfera? Sì, sempre con l'atmosfera, ma perché l'atmosfera qua ti fa decadere di più e di meno? Ma non ho capito, qui e lì dove sta. Aspetta, dove stai indicando? Se nello stesso... qui, ok, questo qui. Perché sì, sì. Qui è meno inclinato di questo qui. Cioè, ah, ok, ma io parlavo di rosso e blu a confronto. No, rosso e blu, sì, allora, in realtà parte della risposta, ovviamente sembra che questo è meno pendente di questo, che andrebbe al contrario. Lascia verde rosso e blu. Fai prima rispetto a dopo. Ok. Se decade più... realmente scende in fretta quasi quanto prima, arrivata a questa è la pendenza più, no, alta. Dico arrivata a quell'altezza, ma non dipende dall'altezza, però dipende da, okay, da un fattore esterno. Il fattore esterno mancante, cioè la fine delle risorse, quindi non c'è, no, più sempre di atmosfera, dipende dall'attività solare. Ah. Cioè, se il sole è pressione di radiazione? No, perché se fosse pressione, oddio, potrebbe essere, ma non è, perché se ti fa conto è piccola. Se il sole, tanto lo facciamo quando facciamo i raggi cosmici, se il sole c'è eruzione di particelle solari, eccetera, eccetera. Se sì, sì, stavo pensando a questa cosa qua. Esatto, cioè ti scalda l'atmosfera, si espande, e quindi c'è più attrito con l'atmosfera qua. Infatti il 98 era il massimo solare, più o meno. Qui c'è meno attività solare, meno eruzioni, meno casino, quello che si chiama adesso space weather, e quindi c'hai un decadimento più lento. E dopodiché vediamo un po', 98 meno 11 quanto fa? Fa 87. Ed eccoli qua, questi sono i decadimenti. Qua non so che gli è successo. I decadimenti nell'87, che vabbè, è una via di mezzo tra questo e questo. Qui che vedi, qui che sei al minimo solare, il decadimento è un po' più ridotto. Dopodiché, come fai come fa a salire? La domanda non è facile, non è che c'è una roba. Spingi un po'. Sì, cioè ci devi andare a progress, gli devi far accendere i motori e devi fare una mini Oman transfer orbit. Per ritirare su l'orbita della stazione spaziale, lo stesso che fanno adesso per la ISS, o hanno motori appositi per fare questo? No, la Progress lo fa, la Progress. Infatti una delle polemiche post guerra era, dice, ma allora se voi regalate i missili all'Ucraina, allora non è ovvio che noi accendiamo i motori
per ritirare su l'orbita della Stazione Spaziale Internazionale. In realtà lì sono d'accordo a tenerla in piedi l'ISS, però è la Progress che lo fa. Lo potrebbe fare il Cygnus, però non l'hanno mai fatto. Ci hanno provato una volta e non è andata benissimo, però quindi sono tutte le cose, no, se fa, però non è, c'è l'astronave, è un affare complicatissimo e quindi lo devi ritirare su con cautela. Dopodiché, dopo il 2000, che come vedremo tra pochissimo, avevo cominciato a costruire la Stazione Spaziale Internazionale, mantenere la mira era una cosa complicatissima perché i computer erano vecchi, il sistema, insomma, era tutto vecchio, dopo la collisione, l'incendio, tutto, eccetera, eccetera, l'hanno lasciata decadere e vedi che anche qua, questo sì che è un decadimento esponenziale, e cadde nell'Oceano Pacifico nel 2001, lo stesso vicino al punto Nemo che avevo fatto vedere l'altra volta. Eccolo qua, la povera ISS, la povera Mir, 23 marzo del 2001, fu fatta deorbitare, perché poi alla fine non puoi rischiare che poi ti perdi pezzi, quindi fanno un deorbiting controllato in maniera che poi cada appunto nel Pacifico. E ognuno di questi, grosso modo, è uno dei moduli della stazione spaziale, della Mir, che si spezza e rientra con l'atmosfera. E dentro ci sta sicuramente il nostro Silavi 2, che mandammo. Se ti ricordi, ti ho fatto vedere il caschetto, forse a te, dai. Quello è il modello di terra, quindi il di volo sta in volo. E arriviamo finalmente alla Stazione Spaziale Internazionale. Un Lego da 100 e passa pezzi, perché appunto assemblato con i Progress, scusa, con i Proton e con lo Shuttle. Con il ritiro dello shuttle, l'ultimo modulo che fu lanciato non sta qua, era quello che fece Nauka, che era il modulo spare di questo modulo qua dello Svezda, che viene usato come modulo di laboratorio, che quando andò su la fece cappottare la stazione spaziale, perché a un certo punto debotto F4, la Boris, accese i motori e non so se l'avete seguita, era nel 2020. E accese i motori e quella la fece veramente cappottare, cioè in un'ora e passa la fece ruotare di 360 gradi lentamente, però inesorabilmente. Non successe niente, però insomma, finché non finì il carburante, non era una situazione tranquillissima. Diciamo che bene che era attaccato nel punto meno problematico. No, era attaccato qua, perché qui, allora, questo qui era il Pierce, dove ci abbiamo lavorato parecchio anche noi, perché era uno dei moduli a tracco. E poi fu fatto bruciare poverino nell'atmosfera per fare posto al Nauka, solo che appunto lui immagina che questo è fatto così, no? Immagina che i motori ce l'ha qua, perché ce l'ha qua, immagina che questo accende i motori che gli sono serviti per fare l'attracco, anche fu un attracco complicato, eccetera, eccetera. A un certo punto dice: sai che c'è, io accendo i razzi, non mi frega niente. E così ha fatto, e quindi la fa ruotare lungo l'asse, perché il vettore velocità della stazione spaziale è questo. Se era direzionato o diretto il vettore velocità poteva avere più problemi. Ah no, sì, se era lungo l'asse, effettivamente non ci ho mai pensato, se era lungo l'asse longitudinale avrebbe fatto veramente un bel casino. Sì, sì, è vero, perché avrebbe rischiato di farla decadere o di tirarla troppo su, quindi tutto sommato troppo bene gli è andata. Ve l'ho già fatto il quizzettone di che sono questi? Quelli sono pannelli, no? No. Anche voi che siete a casa, che sono questi qua? Se lo sapete, non vale rispetto a questi. Se non sono pannelli solari, sono i radiatori. Bravo, sono i radiatori. E a che servono? Per dissipare calore. E dissipa calore. E come si capisce? Si capisce, a parte che non c'hanno la fascia da pannello solare, ma che sono a 90 gradi dai pannelli solari. E perché devono stare a 90 gradi dai pannelli solari? Vediamo se fai la tripletta. Così si scaldano meno per radiazione? Sì. Quindi... Detto cioè, bene, non benissimo. Non espongono la faccia al sole, si scaldano meno e liberano il calore, insomma, che devono liberare, non ne accumulano altro. Sì, esatto. E soprattutto, sicuramente c'è quello, e soprattutto loro come emettono calore? Che è quello che hai detto, però come mettono, secondo quale legge? Di
Per radiazione fondamentalmente, quindi per emissione. Esatto, che come si chiama? Oddio. L'emissione di radiazione, a quale legge Sì. obbedisce? E oddio, qual è il nome? Ma io pensavo che... No, Come? No, 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 scusate. non ho proprio No, si è sentito. sentito male. No, perché io pure mi sento a tratti. Ma che hai detto però? No, Ho detto la Bremme, però no, mi sa che mi sono un attimo persa. no, non per strano, è molto più termodinamica. Come, cioè, conduzione per E c'è, e no. vabbè, certo. Poi Convezione raggiunto. è convezione, direi che non c'è atmosfera, infatti anche dentro non c'è convezione, perché siccome non è, non, cioè, la convezione è quando è caldo, no? E l'aria calda va in alto perché c'è un alto o in basso, qui in assenza di gravità pure dentro è un casino dissipare le cose. Poi vi racconto altri simpaticissimi aneddoti su come dissipare la cosa. La terza, Mi viene ra per radiazione, non so sì. perché. Non è Cioè, il mi viene proprio la parola. raggiamento. Il raggiamento, Oh, il esattamente. raggiamento, Ma mannaggia. l'hai detto giusto, non è che hai detto sbagliato, è solo sbagliato il termine, che il raggiamento, ma non è importante. Però qual è la legge che determina, che descrive il raggiamento? È fondamentale per almeno 50 motivi, di cui uno almeno storico. Beh, la legge di Planck, fondamentalmente. Esatto. E in realtà è la legge di Wien, che ti dice quanta radiazione Con T emetti. alla quarta, Esatto, esattamente. giusto? Esattamente. Esattamente. Dove quindi emetti con un corpo nero, questa è l'emissione di corpo nero, che è descritta dalla legge di Planck. E poi è chiaro che se ti arriva la luce dal sole, bene, non gli fa, ma perché in realtà non è sigma T alla quarta, ma è sigma T alla quarta di quello che emette, meno T alla quarta Lo assorbe, no. di quello che tu guardi, che assorbi. Cioè, siccome tu sei un radiatore che va come sigma T alla quarta, cioè un corpo nero, fa finta che questo non è nero, ma insomma non fa niente. Se tu guardi il sole, assorbi energia di un oggetto che sta a 6.000 Kelvin, e tu non stai a 6.000 Kelvin, e quindi in realtà ti scaldi, che poi è un modo complicato per dire che ti scaldi il sole, però vuoi mettere. Quindi non solo non devi guardare il sole, ma non devi guardare nemmeno la Terra, perché se guardi la Terra tu stai assorbendo da una cosa che sta a finta 0 gradi, no? 10 gradi Celsius, quindi 283 gradi Kelvin, e tu starai a 40, quindi sei molto inefficiente. Se invece guardi lo spazio vuoto, quant'è la temperatura che vedi? 3 Bravo. Kelvin E chi so si tra Kelvin? Bravo. della cosmic della reazione cosmica di fondo. Esattamente. Quindi vuoi mettere 3 con 300, e quindi dissipi molto meglio. Infatti, in INA 2 noi lo perdemmo perché essenzialmente lì com'era la storia, hanno sbagliato la batteria. Quindi la batteria scaldava troppo. Quindi per dissipare, questo non aveva il controllo assetto, non c'era niente, immaginate un aliante. Questo era fatto così, e quindi se guardava la Terra, il pannello di radiatore si guardava la Terra, scaldava troppo e quindi dovevi stare spento. E quindi in realtà l'ideale era guardare lo spazio. Ma se guardavi lo spazio, cioè più attrito e cascavi. Però se guardavi lo spazio, raffreddavi e potevi fare la fisica. Se guardavi la Terra, stavi su, ma non facevi assolutamente niente. Quindi ci fu un po' di baccagliamento tra noi che volevamo fare misure, perché c'è il nostro payload, e quelli che volevano tenere sull'oggetto funzionante più tempo possibile per dire che funzionava. Comunque sì, vabbè, questi sono i radiatori e questi sono i pannelli solari, e altri radiatori qua, altro per dissipare calore, perché veramente dissipare calore è un macello, tanto più che qui ci stanno tutto un sistema ad ammoniaca che appunto fa tipo il raffreddatore del PC, che porta via il calore per raffreddare. La parte russa arriva fino a qua. A parte questo, che è il modulo dell'ESA lanciato con l'Ariane 5, questo anni fa, e mo già non ci sono più, non mi ricordo come si chiama. Mi era di Cygnus, ma non è Cygnus. Vabbè, comunque, i moduli lanciati con l'Ariane 5. Questo è dove appunto noi facciamo le misure con Mineo, da questa finestra qua.
le Soyuz che attaccano, poi è un oggetto grande, eh? Ora vediamo quanto è grande, in realtà con lo Svezda che è il cordoglione di dicevo prima, il Pierce che mo ce lo siamo giocato, e qui parte la parte americana che è molto più grande, e vari moduli anche per fare attività extraveicolari, i russi escono da qua, c'è un boccaporto sul Pierce, anche sulla Nauka, tutto il trust, cioè tutta l'infrastruttura su cui poi si ergono i pannelli solari che forniscono il grosso dell'energia, perché via via usavano questa, ma comunque il grosso viene fornito da qua, è costruita pezzo per pezzo appunto dagli shuttle. Questo qui è il modulo giapponese, il GEM, e questa qui è la parte esterna del modulo giapponese su cui puoi attaccare un sacco di rivelatori. Qui c'è il Columbus, che è il modulo europeo, anche qua è un po' triste che tutta l'Europa sia riuscita a fare un modulino che è la metà dei giapponesi. E qui c'è Altea, l'IDAL, che è l'altro rivelatore fatto soprattutto dai collega Lino Arici, Giulia Romoli e Luca Di Fino, che sta qua e fa la misurazione della reazione ambientale. Questo è, e questo ci teniamo per un sacco di tempo. Questa è vista dall'alto, da un'altra da un'altra prospettiva, ma non vedete che non cambia molto. Pannelli solari davanti, in realtà qui, da come sembra, guarda la Terra, e quindi questo però riesce a fare. Modulo giapponese da sta parte, modulo di storage giapponese, modulo esterno, bracci robotici, Columbus, parte americana e parte russa. Primo lancio nel 98, lanciarono appunto per primo Zarya, che appunto è quello dove appunto noi facciamo le misure. Gli americani non erano sicurissimi che il Proton andasse bene, andasse tutto bene, eccetera, eccetera, e quindi ne fecero un altro, che era poi lo Spare, che poi dopo 20 anni di refurbishment, ricostruzione, risistemazione, cambiamenti, perché poi la roba diventava obsoleta, l'hanno rimandato su come Nauka, ed è quello che aveva fatto cappottare la stazione spaziale. 20 tonnellate, eccole qua, 19 tonnellate, 10 metri pannelli solari, comunque è una cosa di tutto rispetto, 4 metri, ma insomma è lo standard. E questo è appunto il Mega Lego, tra l'altro se volete lo potete pure comprare, anzi capaci voi, lo siete già comprato, il Lego della stazione spaziale internazionale, che è fighissimo, e c'è tutti questi moduli qua attraccati un pezzo alla volta. Comunque, di nuovo, da un lato dici vabbè, ma che avete fatto? Avete fatto questa cosa quando con 3 con 3 Saturno 5 potevate mandarla su nel 75, nel 72, 73. Dall'altro, intanto, se siete riusciti ad assemblare e staffare nello spazio con 100 e passa oggetti, quindi insomma una cosa di veramente di tutto rispetto, anche perché poi appunto questa c'è, questa era mentre veniva costruita. Vedete, prima un pannello solare grosso che poi viene rilocalizzato, spostare eccetera eccetera, il braccio robotico per spostare cose eccetera eccetera, e appunto si è partiti essenzialmente dalla parte russa e poi si sono aggiunte le parti americane. Anche qua di nuovo vedete i pannelli solari che guardano il sole, qui siccome sta in una configurazione stramba che si fanno ombra a vicenda, vedi, c'era un'inefficienza, quindi devi caricare le batterie, devi tener conto anche del bilancio energetico. E di nuovo i radiatori stanno a 90 gradi. Questo è il modulo europeo, che non mi riesce a venire in mente. Uno tra l'altro era intitolato a Edoardo Avaldi, tra l'altro. Quindi uno a Jules Verne, eccetera, eccetera, non mi ricordo però il nome. È grande, perché questo era un cargo, quindi in realtà te lo mandano su strapieno di roba, lanciato al tempo con un Ariane 5, ora stanno andando verso l'Ariane 6, e poi credo che uno sia rimasto attraccato, perché comunque è comunque spazio in più in cui puoi mettere la roba e puoi utilizzarlo. Nota, questi qui sono tutti oggetti relativamente leggeri, con le cinghie attraccate in quello che è un soft coupling, mentre le cose più pesanti, liquide e così via, devono essere hard coupled, cioè proprio imbullonati in maniera più seria. Questo so io, come la barzelletta, questa è nel 2005, la seconda missione di Vittori, Lazio, in cui avevamo già mandato al Teino Silai 3, che è quello, questo è quello che è tornato giù, il modello di volo, nel 2010-11, quindi quello che vedete giù da noi è quello vero. Lazio fu lanciato appunto nella missione Lazio, che era una missione finanziata dalla regione Lazio, e noi pronti a mettergli il nome Lecchino, insomma, con questo passo il commento. Il rivelatore di radiazione, anche questo qui c'era un blocco di materiale assorbitore per vedere i vari effetti della schermatura sulle radiazioni. Questi due appunto
2002-2005, questa era programmata in DOS, questo già con Linux, questo sempre roba nostra, erano i magnetometri collegati a questo, che era collegato a questo, che faceva anche studio dei magnetometri, perché poi questi furono l'evoluzione, mandati su XES, Limaduc, il primo satellite mandato con i cinesi, quello soprattutto è Christian De Santis, che se ne occupa per fare lo studio anche dei campi magnetici, delle onde elettriche e magnetiche, legate appunto alle perturbazioni, che qualcuno vi farà sta lezione, delle particelle nelle fasce di Van Allen legate ai terremoti. Quindi in qualche maniera è un oggetto che va a, non dico a prevedere terremoti, ma a studiare la correlazione tra precursore degli eventi sismici e la parte, appunto, le variazioni delle orbite, delle fasce di Van Allen. Questo appunto era nel 2005, questo è il boccaporto d'attracco, appunto questo era il mitico Pirs che poi fu fatto bruciare nell'atmosfera. L'altra cosa che vale la pena accennare, vedete queste placchette qua c'è scritto 402, qua c'è scritto, non si legge, ma comunque 202, essenzialmente ognuna di queste placchette serve perché tu poi fai la foto e non capisci dove stava sta cosa, e quindi queste placchette, c'è tutta una specie di disegno tipo color by number, 1, 2, 3, 4 è perché ogni pannello è 100, 200, 300, 400, così almeno sai da che lato sta, e poi sai esattamente vicino a che punto stai. Qui nel Pirs si capisce di più, ma in altri punti non è per niente banale. Queste sono le prese dell'aria, questo appunto è il boccaporto che si apre e poi appunto può andare alla Soyuz. Qui la Terra sta verso quella direzione, cioè verso una via. Va bene, col Pirs, povero Pirs che è bruciato. Questa è sempre la stessa visualizzazione, non aggiunge molto. Questo è il boccaporto, se non sbaglio, per fare appunto attività extraveicolari, uscire e andare nello spazio lato russo. Poi c'è anche modo per andare lato americano. Questo è il modulo Zvezda, e qui c'era il Teino, perché lo spostavamo, lo mettevamo in varie configurazioni. Questo è Marcus Pontes, che però era brasiliano, credo, però non ha lavorato con noi. Qui c'è il boccaporto d'attracco, questa è la foto di Gagarin, i varie icone, la Madonna di Kazan da qualche parte, e poi questo cambiava sempre, ci hanno aggiunto anche Corvus e così via. Questo è Christer Fuglesang, con cui avevamo cominciato a fare appunto i primi caschetti, perché lui doveva volare prima con le Soyuz, poi volato due volte con lo shuttle. Questo era lo shuttle, l'STS-116 del dicembre 2006, qua era nella Svezda, e di nuovo vedi, già qua si capisce dove stai, guardi la placchetta e vedi che è 437 e capisci dove stai, perché questo era importante nel caso nostro per capire la schermatura dalle radiazioni dei raggi cosmici, cioè dipende come orienti, c'è cioè più o meno schermatura. Poi Altea, appunto questo fu andato su nel 2006, se non ricordo male, varie configurazioni, una di queste era quella triassiale che farò Nespoli nella prima missione, e appunto triassiale perché qui hai vari rivelatori, cioè immagina tanti di questi qua messi insieme, sei di questi, per fare X, Y e Z che vi fanno appunto la misura della radiazione spaziale a bordo all'interno della stazione spaziale internazionale. Vabbè, Mineus l'ho fatto vedere tante volte, essenzialmente è un telescopio che guarda la Terra, in realtà studia i raggi cosmici di ultra alta energia, ma dalla finestra UV trasparente. Qui di nuovo sta la notte mentre gli astronauti dormono, perché di giorno qui ci mettono il Telluran, perché devono fare parecchi esercizi appunto per non perdere la massa muscolare, per far sì che le ossa si calcifichino, cosa che non avviene perché essenzialmente il calcio non sa dove è l'alto e dove è basso, non sa come riattaccarsi alle ossa, quindi uno fa un sacco di esercizio fisico. Vabbè, queste sono varie foto nel modulo Svezda di Mineus con la lente di Fresnel. E questa è la bocca porta d'attracco. Di nuovo, se guardate bene, con un minimo di fantasia, ritrovate la stessa foto di Gagarin che sta qua. Questo è Korolev, vabbè, bandiere russe e americane. E questo è in una direzione, questa è nell'altra direzione. Questa è Luca Parmitano a Tor Vergata. Non so se ricordate la scatola nera dove facevamo i test. Questo era Mineus nel 19, quando lo stavo ancora costruendo. Vabbè, vari moduli, questo è il modulo di servizio, appunto questo Svezda, qui dove stiamo noi con la finestrella, le cabine, il bagno, ma essenzialmente è una salute
modificata, ma manco tanto. Vediamo che altro c'ho. L'FGB, che è il modulo, appunto, il corridoione, il modulo di comando, perché in realtà c'è tutti i modelli, i moduli di potenza, di assetto, giroscopio, eccetera, eccetera, e sta avanti. Però ai fini degli astronauti è un punto di passaggio e basta. Però vedete che entrambi hanno questa specie di dadone per l'attracco, e dopo, appunto, dopo tanti tanti anni, se slide sono un po' vecchie, hanno messo questo spare module, che poi appunto è diventato il Nauka, il research module. Questo è visto da quando c'era lo shuttle. Questo braccio robotico è fighissimo, perché lo potete sganciare e attraccare in vari punti della stazione spaziale, fatto dai canadesi. Anzi, questo credo sia il braccio robotico dello shuttle, sempre canadesi. Questo è il braccio robotico della stazione spaziale internazionale. E poi anche qui puoi fare vari studi. Qui, per esempio, c'era l'esposizione di vari materiali, anche batteri, vari oggetti che sopravvivono imperterriti alla reazione ultravioletta del sole, oltre che al vuoto dello spazio. E vabbè, poi questo lo riporti dentro, lo riporti a terra e lo analizzi. Questo ve l'avevo accennato l'altra volta, vi ricordate? Era quello, il modello che si espandeva, andato sulla 2016, si gonfia. Purtroppo poi questi hanno chiuso baracche e burattini, non so se stia ancora su, credo che stia ancora su, e questo era come si gonfiava. E di nuovo è figo, perché appunto parte da un oggetto molto compatto e piccolo, si allarga e c'è il volume abitabile in ottica di espansione. Appunto, di nuovo qui è sempre Paolo Nespoli nel BIM, Bigelow Expandable Activity Module. Oh, quanto è grande? Vabbè, qui la vendono, che dicono sempre, grande quanto un campo da football americano, che da noi non è che ci dice tanto quanto è grande un campo da football americano. Comunque sì, è 110 metri, però di nuovo qua Bari, nel senso, sì, è grande, sì, è fighissimo, sì, come vediamo da una slide, se lo vedi brillare nel cielo notturno è impressionante, perché è molto brillante, riesce ad essere anche più brillante di Venere. Sì, è più grande di un 747, ma è anche vero che gli astronauti vivono qua dentro, cioè solo nella parte centrale. Quindi è vero che con tutta la rete, pannelli solari, più di 100 metri, tutto quello che volete, ma la parte abitabile, come vi accennavo prima, è tre volte lo Skylab, quindi non è che sia sta grande cosa. Certo, oltretutto, se poi la compari a quella che doveva essere la stazione spaziale di 2001 Odissea nello spazio, che più o meno era la stazione spaziale originariamente pensata da von Braun, insomma, ci facciamo una ben misera figura. Però di nuovo è stato costruito con lo shuttle, che questo era, rispetto a Saturno 5, e va bene. Comunque è un oggetto grande, no, è compatibile con una, la Deepwater Horizon è una delle stazioni per estrarre il petrolio dal mare. Questa, vabbè, è l'Enterprise, e questo è il Titanic. Insomma, è un oggetto grande, e appunto anche questa, proprio in virtù del fatto che sta in orbita bassa e così via, è soggetta a decadimento orbitale. Qui è l'altezza media, non c'è apogeo e perigeo. Vedi che fai un reboost di qualche chilometro, non troppo in alto, mi raccomando, se no radiazione intrappolata nelle fasce di radiazione. Poi decade, questo non mi ricordo che anno era, però deve essere più o meno al massimo solare, perché è un decadimento abbastanza rapido, ritiri su e così via. La Tiangong, appunto, questa è, ve l'avevamo vista l'altra volta, anche qua è importante, perché hanno lanciato varie stazioni spaziali, Tiangong 1, Tiangong 2 e la Tiangong, che è questa qua, che al tempo era futura, ma finalmente l'hanno costruita, ed era, vabbè, completata nel 2020, no, la stanno quasi completando adesso. Di nuovo, non è un oggetto trascurabile, però è un oggetto classe Mir, cioè è comparabile con le dimensioni della Mir, che però è un oggetto di tutto rispetto, però è molto più piccolo della ISS. Stanno a buon punto, non so se è proprio completa, forse è proprio completata con l'ultimo lancio, e quello che avevamo visto l'altra volta. Di nuovo, queste sono le Shenzhou, che sono dal lavoro delle Soyuz, e questi sono i vari moduli. Credo che abbiano messo tutto. Tianhe era quello, è l'ultimo, appunto, questo è Cielo e questo è Pace. Vedete che il design essenzialmente è quello della Soyuz, ma anche perché non è che ti puoi inventare grosse cose. Se il lanciatore è quello che è, ed è un lanciatore classe Proton, sarebbe lunga marcia, ci deve avere sei boccaporti per attraccare, far attraccare più cose possibile,
e poi questo risulta che è il modulo abitativo. Questo l'avevamo fatto vedere uno di questi l'altra volta, quindi di nuovo hanno cominciato a costruire il 21 e l'hanno completata quest'anno. Questa è la Tiangong 2 e questa è quella che stanno costruendo adesso. Ci sono adesso, c'erano addirittura due equipaggi fino a poco fa e adesso l'hanno rimpiazzata e ce n'è rimasto solo uno. C'è stato un avvicendamento esattamente stile Miro, stile ISS. Questa è la stessa foto dell'altra volta. In chiusura però vi voglio far vedere quelle che potevano essere le vere astronavi, le vere stazioni spaziali, che era il progetto Orione. Ora, il progetto Orione si basava, non so se ve l'avevo accennato prima, forse in qualche lezione fa, sull'utilizzo di propulsione nucleare, cioè sì, essenzialmente ve l'avevo accennato, sì, far esplodere delle armi, delle bombe nucleari, perché si vide facendo i test a terra con le bombe a fissione nucleare o fusione, non mi ricordo, che questa placca di metallo in realtà non veniva disintegrata dall'esplosione, ma veniva lanciata probabilmente nell'atmosfera e o è stata lanciata nello spazio e o la velocità era tale che si bruciò in attesa dell'atmosfera, però al decollo e non al rientro. Comunque resta il fatto che quello che si capì è che un'esplosione nucleare in realtà non ti disintegra. Se c'hai un ablation disk e se ci metti anche una minima patina d'olio, in realtà ti dà una spinta, ma non ti distrugge, soprattutto a maggior ragione se sei nel vuoto, ma anche se sei nell'atmosfera terrestre. Quindi quindi l'idea era di Ted Taylor e Freeman Dyson. Freeman Dyson è più noto perché è quello della sfera di Dyson, quello che stava a Princeton, eccetera, eccetera, uno dei padri della fisica moderna. Ted Taylor era meno noto, ma insomma è quello che ebbe l'idea e che voleva in qualche maniera mettere a uso pacifico le immense migliaia di armi nucleari che c'erano, ed era anche quello che nei primi studi si occupava di ridurre, di miniaturizzare le armi nucleari, per rendere sempre più piccole, efficienti e così via. Quindi l'idea è che tu c'hai tutta una serie di armi nucleari, di bombe nucleari, non armi, bombe nucleari, che tu via via lanci e che fai esplodere e che ti spingono. Puoi sia decollare dall'atmosfera, da terra, o decollare dall'orbita, però il rapporto massa-propulsione, ossia l'impulso specifico, è migliaia di volte superiore a quello di un motore chimico. Perché stai usando ovviamente la forza nucleare forte, non stai usando la forza elettromagnetica, non stai facendo bruciare niente, stai facendo un processo di fissione nucleare. Quindi il rapporto massa su spinta e anche il rapporto su massa che puoi, la quantità di massa che puoi mettere in orbita è immensamente superiore. Tanto più che una volta che tu hai una bomba nucleare, anche piccola quanto vuoi, che la fai scoppiare, più grande è il tuo disco, l'ablation disk, e più efficiente sei, perché ti assorbe una parte maggiore della tua onda d'urto. Non ho capito una cosa. E questo era, volevamo utilizzarlo per la partenza o nello spazio? Tutte e due, nel senso che in teoria si poteva fare anche partendo da terra. Tu costruisci sta affare che è un palazzo, questo è grande quanto un palazzo grosso, più di una palazzina, insomma un palazzo di una decina di piani, poi i numeri stanno più avanti. Con questo potresti decollare anche da terra. Di nuovo, se guardate su YouTube ci sono i modellini in scala in cui l'esplosione era chimica e che ti spingevano a sta affare e faceva e far allontanare. Ora è chiaro che persino per gli anni 50, in cui era stata concepita inizialmente questa cosa, fare scoppiare tutta una serie di bombe nucleari nell'atmosfera si faceva, perché gli anni 50 era tutta una bomba nucleare nell'altra atmosfera, lo Starship, Starfish Experiment, ne fecero tanti, fasce artificiali di Van Allen, di tutto si faceva, quindi non è che avrebbero battuto ciglio. No, non si facevano problemi con le radiazioni. Esatto, per cui non c'era problema. In un'ottica un po' più conservativa, tu mandi i pezzi, i moduli, in maniera convenzionale con un Saturno 5 equivalente, mandi su le bombe nucleari e lo lanci dall'atmosfera, da fuori dell'atmosfera, sei anche più efficiente, perché non devi combattere con l'attrito con l'atmosfera. Però in entrambi i casi si poteva fare. E fu studiato a lungo, di nuovo qua non c'è una dimensione, però immagino che questi saranno 20-30 metri di dimensione.
L'idea appunto è che tu hai una tua serie di bombe nucleari che tieni nella tua cargo bay. Ne mandi uno ogni tanto, questa scoppia, ti fa la spinta e ti allontani. E sono tante spinte discrete? Sì. Okay. Ma tipo 3.000, non, cioè dipende dove devi andare, che devi fare, eccetera, eccetera. Certo. Però allora il problema qual è? Che poi è chiaro che tu mandare uno shuttle, per finta, o un Saturno 5 con 500 bombe nucleari inattive, tutto quello che vuoi, insomma, non è una cosa proprio facile. Però la cosa essenziale è che tu con questi oggetti qui, ecco qua, questi sono i numeri. Allora, di nuovo, da confrontare con un Saturno 5. E di nuovo, tutto il Saturno 5 pesava 3.000 tonnellate, 3.800 tonnellate, i primi test avrebbero fatto 800 tonnellate, però potevi mandare 4.000 tonnellate in missioni interplanetarie, o addirittura 10.000 tonnellate in advanced interplanetary. Il diametro del Saturno 5 è 10 metri, qua partivi già secco con il 2,5 volte, 25 metri, e potevi arrivare fino a 50 metri di diametro. Quindi, di nuovo, è una casa grande. Più basso, se vuoi, però sempre 80 metri e così via. Potevi utilizzare varie bombe. Mi sapete di quanto erano Hiroshima e Nagasaki come yield, come potenza? Quindi sono... era una trentina di megatoni, Hiroshima e Nagasaki? Sì, non proprio, 15 e 21, ma insomma stiamo vicino. Quindi questi sono 100.000 volte più basse, 10 a 5? No, aspetta, che sempre 100 volte più basse, 1,4, 14. E questo è chilo però, non mega. No, kiloton, no, allora sbagliato completamente. I megatoni sono per le bombe a fusione. Ho toppato allora. Sì. I megatoni sono per le bombe a fissione. L'ho fatto vedere a tutti. L'immagine di paragone, sì. Quindi, quello con le bombe a fissione essenzialmente fai Roma dentro le mura, e con le bombe a fusione fai Roma dentro il raccordo, vuoto per pieno. Con la bomba dello Zar fai tutto il Lazio, cioè da Civitavecchia a Latina non rimane traccia. Però queste sono piccole, vedi, sono 0,03 chilotoni, 0,35, quindi sono oggetti molto più piccoli. E però te ne devi portare 800. Però di nuovo, in quanto a peso, sei molto molto più leggero e molto molto più efficiente. E di nuovo, invece di portare 2 tonnellate sulla Luna, cioè il LEM, ne porti da 170, cioè 20 a 60, 8 volte quello che puoi mandare in orbita bassa, e poi puoi mandare 5.000 tonnellate, cioè puoi mandare essenzialmente sulla Luna il doppio di tutto il peso del Saturno 5, eppure su Marte, perché vi ricordate tutta la storia, l'aura orbita geostazionale, quando stai là e come se arrivi lì, quindi non cambia niente. In più, se veramente fai la cosa advanced interplanetary e ti porti appresso un sacco di bombe, il conto è che poi puoi accelerare fino al 10% della velocità della luce. Quindi 30.000 km al secondo. Non sei relativistico, non sei niente, però sei al 10% della velocità della luce. Senza Star Trek, senza nuova fisica, senza warp drive, senza niente. Con fisica degli anni 50, tranquilla proprio. Allora, 10% della velocità della luce vuol dire che se tu l'avessi fatto negli anni 50, eri già bello che arrivato su Alfa Centauri, perché Alfa Centauri sta a 4 anni luce, 10%, 40 anni, stavi già là e avevi pure trasferito la immagine di ritorno, anche senza equipaggio, potevi mandare la sonda, eccetera, eccetera. E di nuovo, poi questo qui fu. Vabbè, questi sono i superorioni, ma insomma è essenzialmente la stessa cosa. Vedi, quelli proprio giganteschi sono 8 milioni di tonnellate. È chiaro che poi, perché essenzialmente non sei limitato dalle dimensioni, 400 metri di diametro, chiaro che è una cosa immensa. Tor Vergata, il Sogene, 100 metri, 200 metri, il corridoione, quindi immagina il diametro, quindi puoi immaginare. Però poi fu tutto bloccato con il trattato di non proliferazione delle armi nucleari, quindi le esplosioni non si fecero più nell'atmosfera, ma si fecero solo sottoterra, e quindi questo qui fu essenzialmente bloccato. Però di nuovo
per un volo interstellare o anche un volo interplanetario di una certa dimensione, di una certa consistenza, qui non c'è nuova fisica, c'è solo da portare le bombe nucleari in orbita e da lì costruire la tua astronave. Però veramente sarebbe un'astronave, non una capsula. E di nuovo a quel punto tu dici sì, ma allora se io posso fare queste cose qua e non c'è nuova fisica e riesco a raggiungere delle stelle senza richiedere nuova fisica, mo ho perso Dive. Allora mi sono perso, non so che è successo, si è staccato internet di tutta casa. Dove avete perso? Dove le bombe nucleari? Stavamo vedendo ancora l'immagine del confronto tra il Saturn 5 e il motore a nucleare. Vabbè, comunque fondamentalmente la questione è che con queste negli anni 50 potevi costruire oggetti giganteschi, grandi quanti palazzi, grandi quanto le Empire State Building. E quindi all'epoca il progetto non è andato avanti, ma adesso in che situazione stanno? Farmi le armi nucleari, qua non riesci a accendere la centrale nucleare, poi se gli dici voglio mandare 700 bombe nucleari in orbita. Vabbè, magari la Russia lo fa per i cavoli suoi, non c'ha problemi. No, ma anche loro, perché di nuovo, perché non c'è un motivo bellico, perché comunque c'è il trattato di non proliferazione dello spazio, per cui le armi nello spazio non le puoi fare. Non c'è un motivo economico perché che vada a fare su Alfa Centauri se non cerca scientifica, e poi appunto ti darebbero addosso tutti proprio in mezzo secondo, anche perché tu stai portando su bombe a tutti gli effetti, poi se uno la butti dentro il poi c'è pure questo, decidere di mandarla nel esatto. Motore come di mandarla da qualche altra parte, il discorso è quello, penso, no? Sì, no, ma più che altro è che già avevano fatto un sacco di polemiche con gli RTG, che diceva Fabrizio prima, cioè con i generatori a radioisotopi, già Cassini che c'è un generatore a radioisotopi che non è una bomba, non è manco un reattore nucleare, ma è un affare che è pieno di materiale radioattivo che decade di suo. Ha fatto un sacco di storie, boh, allora figurati quando vuoi dire vado a mandare 800 bombe nello spazio. In più, anche appunto, mi aveva accennato che uno dei motivi per cui poi i russi fecero Buran è perché il KGB, mentendo, gli disse che avevano paura che lo shuttle fosse utilizzato per lanciare una bomba nucleare sopra Mosca, quindi senza i 45 minuti dell'early warning system, ma 10 minuti che te la tiro direttamente da sopra. Quindi, insomma, politicamente è impossibile, però fisicamente si poteva fare, e appunto, non so se te l'hai riperso, potevi stare su Alfa Centauri perché potevi raggiungere il 10% della velocità della luce, e quindi in 50 anni era arrivato, perché parliamo degli anni 50. Quindi il progetto fu declassificato, c'è un libro scritto dal figlio di Freeman Dyson sul progetto Orione, io ce l'ho a casa, se volete lo presto, è molto molto interessante, perché di nuovo non richiede supermateriale, non richiede niente, è proprio fatto con la fisica degli anni 50, manco quella di adesso. Vabbè, questo è quello che quanto era grande, molto. Qui ci spostiamo leggermente di più verso la fantascienza, ma insomma fino a un certo punto, perché l'Ostron Loop, questo pure è quasi realizzabile con la scienza dei materiali e la tecnologia che abbiamo adesso, è l'idea di avere una specie, immaginate un ottovolante, no? Luna Park, quindi c'è una specie di sistema con binari, quindi voi, poi vi dico che tipo di binari, ma comunque immaginate che voi avete il vostro razzetto che si attacca tipo Carlellino nel Luna Park, viene portato su fino a 80 km di altezza, accelerato su una launch track che è lunga 2000 km, e quindi poi voi, una volta che state già a 80 km con una parecchia velocità iniziale, accendete i vostri razzetti e ve ne andate belli e tranquilli e paciosi in orbita. La cosa figa è che questo oggetto è un lungo nastro di materiale che si tiene per forza centrifuga, cioè non è tenuto da un'infrastruttura tipo Luna Park, ma immaginate che c'è questo lazzo che gira a, non so se c'è scritto, parecchi chilometri al secondo, comunque gira molto velocemente, anche perché ti deve dare i chilometri al secondo per metterti in orbita, no? Se no, e quindi per forza centrifuga è lui che si tiene... è rigido, ma perché la rigidezza viene data dal fatto che sta girando molto velocemente. Eh? Hai detto qualcosa? Si sarà sconnesso di nuovo, immagino. Però lo vedo connesso. Infatti lo vedo pure io, mo' di scrivo. Davide.
sono sconvolto con l'Ops non Loop. Professore? Dai, ci sei? Ecco, sì. Sì, sì, sì. No, ho perso 2 minuti. Per forza centrifuga, no, è lui che ti mette. E qui lui si tiene in piedi per forza centrifuga, proprio perché è un nastro che gira velocemente, ha all'ordine di chilometri al secondo, e quindi gira per forza centrifuga, ti dai i chilometri al secondo che ti servono per andare fin quasi in orbita, tu metti la differenza e poi vai. Ora è chiaro qui di avere un nastro che si regge, che gira a chilometri al secondo lungo 2000 chilometri, quindi qua ancora non ci siamo. Però è molto più fattibile. Però, No, dico, però non è in progetto un'altra sorta di fionda che funziona similmente? Però per... Sì. No, la fionda, quella che manda la centrifuga della lavatrice, quello sì, ma è molto più piccola. Sì. Però sì... Sì, no, non è un nastro di 2000 chilometri. No, quello l'hanno cominciato a fare varie prove, quello stanno anche a un punto discreto, tra l'altro. Hanno cominciato a fare varie prove, però lancia sempre satelliti piccoletti, perché sennò devi fare una centrifuga molto più grande, perché se ti fai il conto poi non scappi. Però questo insomma non è follia. Chiaro, devi trovare uno spazio dove fa sta fare lunga 2000 km, perché se ti si rompe, cioè sta fare che sta, che è lungo, cioè sto nastro di metallo. Sì, e senza nemmeno. Senza nemmeno? Ripeto, ci sei? Sì, allora. Inizio a sentire un po' a tratti, non capisco perché. No, dicevo, tutte missioni unmanned, poi quelle della fionda, perché... No, quelle sono piccolette, la fionda la centrifuga non ce la fa proprio a mandare la gente, e poi come fai? Perché, cioè, no, No, questo è tranquillo, questo è come salire, è molto più soft il decollo di questo che un decollo di un razzo. Perché praticamente è proprio come il carrellino, quello gira veloce, tu t'aggancia sto carrellino, via via, appunto, sali su e acceleri, e poi ti sganci e dai l'accelerazione finale. Ma non ho capito una cosa, questo sarebbe ancorato a terra e farebbe 360 gradi? In che senso 360? Sì, questo è un nastro completo, cioè vedi, qui va in verso orario e qui va in verso antiorario. E qui fa l'inversione, cioè è tipo un lasso, no? Immagina il lasso, quello dei cowboy. Sì. No, non ho capito dove ruota e come ruota, nel senso. Allora, se fosse ideale, ruota così, cioè qui va in verso orario, qui va in verso cioè sopra 80 km fa finta, va verso qui va da ovest verso est, poi scendi giù. E poi torni indietro e risali su così. Non ti convince? No, non mi è chiara l'immagine. Comunque me lo vedo anche. Immagina che è fatto così. Sì. E immagina che sta cosa io la faccio ruotare così, no? Ok. Tipo... Ah, ok, ora ho capito. Ok, tipo una corda per saltare fondamentalmente. Sì, esatto. Ok. Solo che è in verticale, tipo il lasso proprio dei cowboy. Solo che è in verticale e quindi io salgo qua sopra, lui mi accelera e poi decollo. Non c'è niente sotto mano che posso fare. Ho capito un po' meglio, non mi quadrava come facesse a ruotare solo questo. No, allora è chiaro che questo qui deve averci tutti dei magneti superconduttori che ti permettono di essere accelerato qui, perché qui tu devi in qualche maniera consentire alle capsulette di salire, tipo ski lift, no? In qualche maniera devi agganciare e salire. In più deve essere ancorato, e poi vedi che c'è questa specie di cavi d'ancoraggio, tipo quelli dell'antenna. Però appunto manca il supporto, perché lui è self-supporting in virtù appunto della forza centrifuga, ma ci vorranno 200 anni se uno mai farà una cosa del genere, quindi non è detto. Però così mandi su tonnellate e tonnellate di roba senza colpo ferire. Cioè il punto essenziale è che qui c'hai
sei ancora più efficiente pure delle bombe nucleari, perché mandi su sto cargo, poi arrivi qui che sei già quasi a velocità orbitale, sei già a 80 km, con veramente con il motore del pandino vai in orbita, è fatta. Sì, sì. Cioè. Quello ancora più fantascientifico è ovviamente l'ascensore orbitale, però qui veramente ci vorranno, secondo me, almeno 500 anni, perché manca il materiale, cioè l'idea è che tu ti ancori in orbita geostazionaria, no? Perché questo, quindi devi stare all'equatore, devi stare in orbita geostazionaria, perché questo punto qui e questo punto qui si muovono alla stessa velocità, quindi sei ancorato. Dopodiché devi avere un contrappeso che evita che tutta sta roba cada, quindi questo si muove più lentamente e il centro di massa deve stare più o meno in orbita geostazionaria. A quel punto c'è l'ascensore, però ti serve un materiale che sia semirigido e che sia su alto 36.000 km, cioè alla fantascienza. L'idea è stata dei russi, di questo qua, l'Oftron, l'idea è stata di l'Oftron, il russo non mi ricordo chi è stato. Questo è raccontato molto bene in un libro che è Le Fontane del Paradiso di Arthur Clarke. Se vuoi vedere come viene realizzato, Arthur Clarke è quello del 2001, realizzato in maniera pseudo credibile, però anche lì deve avere, non mi ricordo se la tecnologia, perché era prima la cosa in fibra di carbonio o qualche materiale, non mi ricordo, forse era in cristallo. Adesso lo farebbero, idealmente si farebbe in fibra di carbonio, salvo che non si sa assolutamente come fare soggetti, siamo veramente a centinaia di anni di distanza. Quest'altro invece sta in Gateway, che è una serie di racconti, di romanzi di fantascienza di Frederick Pohl, molto molto carini. A un certo punto gli umani hanno la tecnologia per fare questo qua. Però appunto dei due questo è più credibile. Se andate a leggervi le descrizioni tecniche è più credibile. Questo ovviamente risuona di più nell'immaginario collettivo, quindi se poi vuoi fare la startup che racconta la cosa ma non la fa veramente, è meglio l'elevatore spaziale. Voi quanto tempo ci avete? Dovete fare cose adesso? Vabbè, Francesca no, perché ci siamo giocati. Tu, Davide? Io no. Sì, Davide ha lezione di metodi. C'ho una alla testa che mi scoppia, quindi me la recupero. Ecco. Vabbè, quindi possiamo andare avanti altri 10 minuti, vi vuole fermare? No, possiamo andare avanti. Dei tritroni spaziali. Allora, l'inquinamento spaziale, questa è la famosa, per chi la sa, è famosa, foto della finestra dello shuttle STS-7 colpita da un frammento di vernice, ovviamente non dello shuttle, perché appunto l'ha colpita a velocità orbitale, cioè 7 più 7, 14 km al secondo. Non ha forato il vetro, però ha fatto sto botto qua. In generale è abbastanza un disastro, perché il numero di oggetti, seppure vecchio, il numero di oggetti catalogati, cioè satelliti vivi, satelliti morti, satelliti morituri, frammenti, detriti, viti, pezzi di vernice, quello che volete, cresce. Di nuovo, qui fino agli anni 2000 cresce in maniera lineare. Ora non stiamo ancora nella mitica frase della crescita esponenziale, ma insomma comincia ad essere una crescita preoccupante. Un minimo di decremento ce l'hai, perché la roba in orbita bassa decade per l'atmosfera, però dipende tutto dal rapporto massa su superficie. Cioè una vite non cade, perché l'attrito che c'ha la vite è bassissimo con l'atmosfera rispetto alla massa. Un pezzo di pannello solare in secondo stadio, vabbè, se stari stanno più alti, stanno in alto, però cade più velocemente. E appunto qua, questi sono gli oggetti catalogati, tra l'altro quelli più piccoli ancora non sono catalogati. La differenza è in orbita bassa, low Earth orbit, medium Earth orbit e geostationary orbit. Il grosso dei pasticci sta in orbita bassa, però dove stanno tutti? La stazione spaziale, anzi le stazioni spaziali, se c'è pure quella cinese, i satelliti per osservazione della Terra, tutto quello che volete sta là. Ecco, questo arriva, no, questo pure, no, questo non cambia niente. Allora, questa è divisa per categorie. Vedete qua, quando fate il botto, quei botti che avevo detto prima, tipo lanci il tuo missile contro il satellite americano, quello cade, ti scontri satellite russo contro non mi ricordo chi altro, ovviamente c'è una quantità di detriti senza fine. È chiaro che occupano punti ben precisi dello spazio, delle fasi, delle orbite, eccetera, eccetera, però è chiaro pure che
questi possono aumentare. Eccolo qua, questo era lo scontro tra il Cosmos 2251 e l'Iridium, anzi no, questi, lo scontro Iridium Cosmos e il Fengyun 1C. Allora, questo qui è in altezza, no? Quindi se tu hai due satelliti che si scontrano, che stanno a 800 km, grosso modo i satelliti stanno a 800 km. Questa è la densità per numero di oggetti per chilometro cubo. Ovviamente il numero è piccolissimo, perché 5 per 10 alla meno 8 vuol dire che ti servono 1 milione di chilometri cubi per avere un centesimo di detriti, quindi 100 milioni di chilometri cubi per avere il detrito. Però intanto ci stanno, ogni tanto la stazione spaziale si deve spostare per evitare l'impatto con i detriti noti, quelli non noti sono affari tuoi. Il rischio, questo è di nuovo la densità, vabbè, questi sono quelli in orbita bassa, questi sono oggetti più di un millimetro, nota che qua sono per chilometro cubo, ma più di un millimetro questi sono, secondo me, almeno sopra il centimetro, quindi vai dal 10 alla meno 8, qui vai dal 10 alla meno 4, la struttura è la stessa, ce n'è un sacco in orbita bassa, qua non c'è quasi niente, in orbita media non c'è problema, e poi c'hai pure qua il cimitero dei satelliti morti in orbita geostazionaria. Ed eccolo qua, questa è la Terra, 6.380 km di raggio, 12.000 km di diametro, quindi 36.000 km, tre volte il soggetto qua, l'orbita geostazionaria e tutti i satelliti persi. Questo è tutto, di tutto erba un fascio, cioè satelliti vivi, morti, frammenti, eccetera, eccetera. Questa è un'altra, ti fa vedere lo scontro dei due satelliti, ma insomma non dice molto. Questa l'avete già vista, vi volevo far vedere, perché il problema è la sindrome di Kessler, però non c'ho una slide. Fondamentalmente la sindrome di Kessler è una specie di reazione a catena, che il primo a teorizzare è stato suo Kessler, per cui se tu c'hai, è proprio una reazione a catena, però di frammentazione, se tu c'hai detriti che si scontrano e creano frammenti, che hanno ancora più detriti, che hanno ancora più frammenti, a un certo punto, una volta che innesca la sindrome di Kessler, poi in orbita non ci vai più, perché c'è talmente tanto inquinamento che il rischio per gli umani è sicuramente inaccettabile. E anche per i satelliti, un umano in satellite, dopo tre giorni, è sicuro che viene colpito da un frammento e non lo può più fare. Quindi devi evitare la sindrome di Kessler e cercare di evitare sta frammentazione, e quindi vabbè, un po' li fa decadere nell'atmosfera. Vi ricordate, questa l'avevamo vista al tempo. Questo è questo è in delta V, cioè quanta energia devi spendere o quanta velocità devi spendere per tenerti in orbita a una certa altezza. E vedi che i due coefficienti dipendono al massimo solare, devi spendere più energia perché la tira è più alta, al minimo solare ne spendi di meno, e di nuovo. Questa sì che è un esponenziale, perché essenzialmente più sali, più la densità dell'atmosfera, la densità di materiale nell'atmosfera diminuisce, quindi poi fondamentalmente sopra i 600 km non cadi più. Che da un lato è un figo se il tuo satellite funziona, ma dall'altro, una volta che quello smette di funzionare, stai nei pasticci. Vabbè, questo è lo stesso. E questo è lo stesso, semplicemente messo in termini che se tu lanci un oggetto negli anni 50... ed è un coefficiente ballistico di massa su area o chilogrammi su per metro, più alto è il coefficiente ballistico, più tardi rientri, perché sei tanto più pesante in rapporto alla tua massa. E quindi, di nuovo, un oggetto lanciato negli anni 60 se ne sta allegramente fino al 2000, e quelli con coefficienti ballistici, tipo appunto i secondi stadi, oggetti più grossi, rientreranno tra 200 anni. Quindi va bene quelli che ci stanno, ma non è per niente ovvio che produrne altri non crei problemi. Vabbè, l'idea che noi abbiamo anche un articolo fatto con Mourou, che poi vinse il Nobel per i laser, di usare un sistema di laser appunto per studiare come proof of concept l'ablation, e quindi tu trovi il detrito, lo tracci, gli spari con il laser, quello fa evaporare un minimo la struttura, gli devi sparare tante volte, e questa evaporazione gli fa cambiare l'orbita e lo fa decadere nell'atmosfera. Vabbè, questo è lo shooting, insomma. E questo si fa, l'ablazione si fa, però il sistema di puntamento, eccetera, una delle cose che stiamo lavorando, però richiede parecchio
parecchio studio. Appunto, l'idea è però che tu c'hai il tuo detrito, gli applichi un delta V come fosse un micro retrorazzetto e quello rientra nell'atmosfera e brucia. Questo è il Cannes Laser, e Mourou è appunto ha vinto il Nobel per questo nel 20? No, prima, nel 18 o 19. Perché è un sistema, lui vinse il Nobel perché essenzialmente tu non puoi amplificare il laser più di tanto, perché alla fine la densità di energia è troppo elevata, però puoi usare fibre ottiche per amplificarlo, ma non più di tanto. Quindi lui dice, sai che c'è? Io lo mando, poi lo mando a tante fibre ottiche, lo mando ad altre fibre ottiche, lo mando a tante fibre ottiche, e poi c'è un metodo fico per rimettere tutto in fase. E quindi posso sparare questo laser potentissimo. Ora l'ablazione è secondaria, quello che è importante è che così l'onda elettromagnetica, soprattutto il campo il campo magnetico dell'onda elettromagnetica, che è B su E su C fondamentalmente, quindi sarebbe molto più debole, diventa talmente intenso che puoi fare accelerazione di particelle. Quindi puoi fare un acceleratore di particelle accelerato con laser, lo stanno facendo, invece che utilizzare l'accelerazione del campo elettrico. Quindi il campo magnetico è molto più debole, ma molto più efficiente, e riesca a vincere la debolezza facendo un'amplificazione con il laser. Quindi ci sono vari articoli di questo qui, appunto anche al CERN stanno studiando il sistema di accelerazione con questo Cannes Laser. E l'idea è di accelerare particelle lineari, no? Sì, esatto. Sì, lo puoi fare lineare anche con i magneti classici. Una botta. No, sì, però questo con il laser, sì, non esatto. L'avevo sentito. Però appunto il laser ha rivoluzionato abbastanza questa cosa qua. Lineare perché tu se c'hai per magia un'energia potentissima, non perdi energia per radiazione di sincrotrone, ti ricordi? È per Brenstrahlung. Sì, sì. Quindi sì. Se la fa lineare, poi ne va. Però, sì. Però devi fare tutto in una botta e via, sempre per parafrasare Guzzanti. E quindi se lo fai con laser o se lo fai con magneti superconduttori molto potenti, riesci a fare questa cosa. Se ne parla, però è molto più credibile, a mio modestissimo avviso, un acceleratore lineare che come cercano di vendere un acceleratore di 100 km di diametro che richiederebbe un tunnel enorme, costi esagerati. Vabbè, quindi questo è quello che stiamo anche facendo, riciclando la tecnologia di EUSO e di Mini EUSO per puntare sto laser e farlo sparare. E direi che però per oggi con i diritti spaziali e la sindrome di Kessler forse conviene fermarci qua, e venerdì sarete vivi? Non è ovvio. No, sì, sì. Sì. Io avevo la visita per i nei, però non andrò, quindi mi posso connettere pure presto. Vabbè, ditemi voi, possiamo fare le 8:30, tanto io sto più 8. Sì, se è 8:30 va bene. Allora restiamo per 8:30, tanto me lo scordo, ce lo diciamo giovedì. E poi cominciamo così, cominciamo i raggi cosmici. Va benissimo. D'accordo? Ma altre idee per tirare giù questi detriti oltre al laser? Altre idee sono, devi mandare una missione apposta e fare il matching dell'orbita. Cioè, per ogni gruppo di detriti. Sì, quindi se c'è un tipo Envisat, un satellitone che l'ESA è perso, sanno dove sta, ma non riesco a toglierlo perché è morto, così debotto pure quello. E quindi però sta in mezzo proprio all'orbita bassa, in un punto critico dove dovrebbero toglierlo da là. Quindi probabilmente manderanno un altro satellite che cerca di acchiapparlo lanciando una rete, tipo sai i gladiatori con la rete. Sì, sì. Così ti acchiappo con sta rete e poi ti porto giù. Perché l'altra fregatura, infatti noi in realtà più che il deorbiting, cerchiamo di fare il detumbling. L'altra fregatura è che questo, siccome ha perso la ruota di inerzia, siccome eccetera eccetera, ruota. E ruota come gli pare. Quindi non è che lo puoi agganciare tipo braccio meccanico, perché c'è da fare che è una lavatrice su tre assi. Quindi dice, sai che c'è dentro sta rete, cerco di acchiapparti e di portarti giù. Ma se ruota troppo, rischi che non ce la fai. E quindi l'idea è di provare a fare il ti porta giù magari pure il secondo satellite o rimane la... Se lo porta giù andrebbe bene, che poi lo lascia su e ce n'hai due di catorci che magari si scontrano e ti fanno altri frammenti. Quindi, però in generale è questo. Tutto legato da una comoda rete. Oh, e questo è per gli oggetti grandi, ma il problema è che quella è una legge di potenza. Cioè, c'hai, che ne so, 100 oggetti di 10 kg, 1000 oggetti di 1 kg, 10.000 oggetti di 100 grammi, un milione di viti, un miliardo di pezzi di vernice, e quindi quelli piccoli non gli puoi fare assolutamente niente. Sì, il pezzo di vernice vedi riesci a fermarlo col vetro, ma già una vite ti distrugge i satelliti.
da qualche parte, poi la cerco e ve la mando. Io ho visto le foto dei pannelli solari della MIR che portate a terra proprio come esempio, veramente bucherellato dai micrometeoriti. James Webb se la state seguendo, già lì non sono detriti, erano micrometeoriti, già se ne è beccati 3 o 4 di micrometeoriti. Quindi insomma è un problema. E allora Musk che lancia tutti quei satelliti in orbita bassa con controllo d'assetto limitato, sì, è chiaro che poi servono tantissime cose, abbiamo visto anche di recente, però non è ovvio che poi quelli non si scontrano, e quando cominciano a scontrarsi non è ovvio che facciano danni. Perché finché restano in piedi senza rompersi sono quanti? 20.000? Cioè, ora qualunque satellite sì, ma non so quanti sono, ma sono tanti, migliaia sicuramente. Cioè il punto qual è? Come si chiamano? Come si chiamano i satelliti? Starlink. Io scommetto che sono 3.000. Vediamo un po'. No, sono di più. Sono 20. No, guarda, as of November, no, lo vinco io. Ma non l'ho barato, eh. As of November 2022 era 3.271. Cioè, ah, ok. Che il progetto era un po'. Sì, ma mo li manderanno, perché tanto lui c'ha capacità di lancio veramente infinita. Però vedi, già se ne è persi 40. Quindi se comincia a fare impatti, eccetera, eccetera. Ora è chiaro che pure gli astronomi protestano. In realtà, a essere onesti, a fare l'avvocato del diavolo, quando ti fanno vedere quelle foto a lunga esposizione con le tracce che passano, è perché hai fatto la foto lunga 10 minuti. Quindi sì, la foto della rovina va fino a un certo punto, perché poi la escludi, eccetera. Certo, se ce l'hai 20.000 comincia a essere problematico, però è pure vero che se tu dai internet, non gratis, perché lo fanno per fare soldi, a tutto il pianeta, non è ovvio benefici e costi, eh. Però poi se cominci a fare la sindrome di Kessler, allora diventa ovvio che hai fatto un disastro. Perché appunto questi hanno controllo d'assetto limitato, purtroppo. Cioè, ti vuoi vedere come sono fatti? Hanno appunto un controllo d'assetto limitato, per cui non è che possono fare come gli pare. E quindi non è ovvio che non succeda il paratrack. Comunque vedremo. Intanto venderemo meglio l'articolo nostro e il laserone nostro. Vedremo come va a finire. Vabbè ragazzi cari, a chi ci segue da casa, a 8:30 di venerdì, salvo controindicazioni. Riguardatevi se potete, rimettetevi se potete. Mannaggia, vabbè. Ciao, buona giornata. Grazie, ciao.